Buonasera ad Alessandro Donati, con il quale affrontiamo il tema del doping. Ricordiamo che Alessandro Donati è un maestro dello sport del CONI, consulente dell'Agenzia Mondiale Antidoping, consigliere del Ministro della Solidarietà Sociale, collabora anche con l'Associazione Libera nell'attività antimafia. Ecco, lei è qui stasera a Bassano per presentare il suo libro Lo sport del doping, edito dal gruppo ABEVE. Allora, innanzitutto, quando parliamo di doping, non può non arrivare alla mente quella che è la figura di Pantani. Insomma, sappiamo anche Armstrong, altri grandi atleti, ma forse Pantani è quello che nell'emotività collettiva, ecco, è rimasto più impresso. Parliamo un po' di questo caso, partiamo da questo. Ma guardi, Pantani è una figura emblematica di una costruzione esagerata, posticcia. Dietro Pantani c'era un biochimico dell'Università di Ferrara e il suo staff che hanno portato Pantani a somministrazioni di doping, nel caso specifico di un ormone che si chiama eritropoietina che fa aumentare la produzione dei globuli rossi. E hanno portato i suoi valori del sangue a livelli incredibili, anche rischiosi per la salute. Ed in quella maniera un atleta che era già valido, sufficientemente valido, è diventato un fenomeno. Hanno talmente esagerato che intorno a lui si è creata anche una forma di gelosia e anche di rivalsa da parte degli altri che spesso venivano umiliati da questo atleta che in salita li polverizzava. E l'episodio di Madonna di Campiglio, quando fu trovato con i valori ematici al di fuori della norma e quindi costretto ad abbandonare il Giro d'Italia che stava dominando, è proprio sintomatico di questo, perché in quel frangente lo aspettavano i commissari per il controllo ematico, lui non si presentava e tutti gli altri sapevano che un ritardo poteva significare aggiustare le cose. E quindi insistettero fino al punto che lui venne convocato d'urgenza e trovato in quella situazione. Ecco, la descrizione poi che l'ambiente ha fatto di Pantani, vittima di strane trame, è un romanzo, diciamo, autoassolutorio dell'ambiente. Nella realtà la storia di Pantani è semplice, ricostruibile anche attraverso episodi precedenti, ad esempio qualche anno prima fu ricoverato all'ospedale delle Molinette di Torino dopo un incidente in corsa e gli fu misurato l'ematocrito e lui aveva dei livelli ematici pazzeschi. In un'altra circostanza ebbe un altro incidente vicino casa sua e si trovava nella stessa situazione. Ecco, è stato un uomo spremuto fino alla fine. Sapevano in molti che era ormai dipendente dalla cocaina, che la usava in quantità notevoli, facevano finta di nulla e lo respingevano sempre a ritornare a correre, ben sapendo poi che un uomo così provato dalla cocaina aveva anche alcuni organi non nella condizione di sopportare uno sforzo violento. Quindi usato anche dal CONI che nelle Olimpiadi di Sydney, nonostante gli fossero stati trovati dei valori ematici assolutamente anomali, volle mandarlo perché era un'operazione di marketing. Questa è la storia di Pantani. Ecco, senta, ma dietro a questo uso di sostanze dopanti, quanto c'è di costruito, nel senso quanto c'è di imposto da un entourage che ruota attorno ad un campione, quanto invece è grande la complicità del campione stesso? Ma è chiaro che è una complicità collettiva, però beh, lei capisce che se parliamo di un giovane campione che si sta appena affacciando alla ribalta, allora la sua capacità di capire, di valutare quelli che possono essere i possibili rischi, le implicazioni, è sicuramente minore. Se poi parliamo di un atleta molto navigato, che è un po' più avanti negli anni, è chiaro che il grado di responsabilità aumenta. Io direi in questa forbice di responsabilità che va ad aumentare con l'età, invece c'è una costante, la responsabilità grossa dell'entourage, cioè degli allenatori, dei dirigenti, dei medici, che generalmente sono soggetti maturi, che hanno magari gestito generazioni precedenti di atleti e
E allora sono sicuramente persone che sanno perfettamente, sanno i rischi, sanno tutto e che sono prontissimi a tirarsi indietro dalle responsabilità quando l'atleta cade poi in uno scandalo, diciamo. Senta, ma da esperto, quanti interessi ruotano attorno al doping? L'interesse, quello più evidente e più chiaro da capire, è quello delle istituzioni sportive, federazioni sportive, club, cioè squadre nelle quali milita l'atleta, che ne traggono un vantaggio di sponsorizzazioni, di diritti televisivi, quindi interesse intorno al prodotto, diciamo, in qualche maniera da vendere. Ma poi più in generale, gli atleti di alto livello finiscono per essere dei cattivi esempi per il praticante comune, anche per il praticante amatoriale. E allora lì si va verso i grandi numeri, perché evidentemente i praticanti amatoriali sono centinaia di migliaia o milioni. E quindi lì si innesta il vero e proprio business dei farmaci dopanti, quindi subentra l'interesse dell'industria farmaceutica. Ecco, noi sappiamo che lei ha collaborato e sta collaborando con i magistrati, proprio perché, insomma, è un esperto che viene chiamato. In quali casi? Casi molto diversi, perché la legge italiana è una buona legge, devo dire che i magistrati hanno già svolto molte indagini giudiziarie. Mi è capitato di collaborare per indagini, per esempio, sul doping nelle palestre, quindi ho approfondito molto tutta la problematica del culturismo con i danni che provoca sia nei maschi che nelle femmine. Poi ho partecipato ad indagini sullo sport di alto livello. Ho partecipato ad indagini sul fenomeno diffusivo, diciamo, nel mondo amatoriale, come dicevo prima, o anche a indagini su traffici internazionali. E proprio su quest'ultimo argomento ho realizzato, per conto dell'Agenzia Mondiale, un report nel 2007, che è ancora l'unico che è stato fatto. Io spero che altri esperti facciano dei passi avanti, insomma, e facciano qualcosa di meglio di quello che ho potuto fare io, che ha cercato di mettere a fuoco i grandi flussi e le implicazioni della criminalità organizzata. Beh, Ecco, parliamo un po' di questo. la criminalità organizzata trova, diciamo, conveniente e poco rischioso svolgere questo tipo di traffico, perché è regolamentato in pochi paesi da leggi penali. Quindi traffico di Traffico sostanze. di sostanze dopanti, che poi significa traffico di farmaci che dovrebbero essere destinati alla cura dei malati, ma c'è una sovrapproduzione deliberata e questa parte in eccesso viene dirottata verso il doping degli sportivi. E da questo punto di vista, se si escludono quei 5-6 paesi, Italia, Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Danimarca, non Gran Bretagna, Austria e Danimarca, che sono dotati di una legge penale, più 3 paesi scandinavi che utilizzano la legge antidroga con un allargamento alle sostanze dopanti, negli altri paesi non c'è regolamentazione, quindi per la criminalità è possibile trafficare senza rischio dal punto di vista penale o con scarso rischio. E quindi anche proprio organizzazioni mafiose, non soltanto criminali, dell'Asia o della ex Unione Sovietica, è dimostrato che sono implicate. Senta, è stato un po' calcolato il giro d'affari che questo può portare. Ma guardi, a livello mondiale si stimano circa 30 milioni di assuntori e quindi il volume d'affari è sull'ordine di molte decine di miliardi di euro, se vogliamo fare l'equivalente in euro. Per l'Italia io stesso, insieme ad una criminologa belga, ho realizzato uno studio, per esempio, sull'Italia aggiornato alla fine del 2012. E in questo studio abbiamo stimato circa 240.000 assuntori di sostanze dopanti in Italia per un controvalore di circa 430 milioni di euro. Se poi si considera tutto il volume degli integratori, e il volume di quei farmaci dopanti che sfuggono al censimento, perché sono veramente una miriade e non tutti noti, non tutti conosciuti, possiamo dire che superiamo sicuramente di molto il miliardo di controvalore.
Senta, facciamo un po' un distinguo, anche per chi ci sta ascoltando da casa, che va in palestra, eccetera. Quando si parla di sostanza dopante, qual è il confine? C'è una legge che presenta delle liste, come la legge antidroga, e quindi sono compresi gli ormoni anabolizzanti, che sono tutti quegli ormoni che, pur presenti nel nostro organismo, ma in quantità ben precisa, dati dall'esterno, diciamo che aumentano anche di molto in proporzione ai dosaggi l'ipertrofia dei muscoli e l'aumento della forza. Naturalmente si paga poi un prezzo molto alto sul piano della tossicità del fegato, sul piano dei danni al cuore o dei rischi di cancerogeni. Poi ci sono altri ormoni che invece sviluppano la produzione di globuli rossi, per esempio l'ormone EPO e una serie di generazioni successive molto più sviluppate dell'EPO originaria. Ed in questo caso i rischi sono di spessimento del sangue che diventa denso e si va incontro a rischi di trombosi o di danni, diciamo, nel microcircolo anche cerebrale. Poi ci sono varie categorie di stimolanti che portano i soggetti a compiere uno sforzo che va al di là e per questa ragione possono provocare gravissimi danni, anche morte durante lo sforzo e comunque sempre danni cardiaci perché è il cuore che poi sostiene uno sforzo che va al di là. Poi ci sono farmaci che sono anche difficili da spiegare, molto sofisticati, che vengono assunti e poi stimolano l'organismo a produrre ormoni che possono servire per la performance. Ed ora si parla anche sciaguratamente anche di questo rischio del doping genetico, del quale purtroppo ci sono già avvisaglie perché ci sono sperimentazioni sugli animali che sono molto chiare, vengono inoculati nei muscoli degli animali delle sostanze, per esempio la miostatina, che è una sostanza che deprime la, diciamo così, la parte frenante dell'attività muscolare e quindi accentua di molto la parte attiva, la parte contrattile, con la conseguenza che, diciamo, la muscolatura viene stimolata da un versante solo, non conosce più il recupero e la quiete. E quindi tende a ipertrofizzarsi, come dimostrano purtroppo sperimentazioni fatte sui cani da combattimento, sugli animali tipo i cavalli o da corsa o i tori da allevamento, eccetera. E si hanno sospetti che purtroppo venga utilizzata anche da qualche umano. Quindi secondo lei, insomma, questa lista redatta e all'interno della legge italiana è ben... Sì, la legge italiana è una buona legge. Può essere migliorata perché ormai è vecchia di 13 anni, dovrebbe essere potenziata rispetto ai traffici che richiedono delle misure analoghe a quelle del contrasto alla droga. Però qui dobbiamo fare una riflessione. Così come le leggi antidroga, che pure sono diffuse in tutto il mondo, si sono dimostrate impotenti, bisogna fare una riflessione che vada a monte. C'è bisogno di analisi più a largo raggio e di sensibilizzazione da parte dell'opinione pubblica, che dovrebbe porsi perché ha fallito la lotta alla droga. Era una vera lotta? Questa è la prima domanda da porsi. La seconda domanda, da porsi è se, anche il doping può, diciamo, essere risolto soltanto con leggi o se rischia di venirsi a trovare di fronte alla stessa situazione per l'interessamento di grossi soggetti. Nel caso della droga possono essere coloro che gestiscono le piantagioni e i grandi flussi di droga, nel caso del doping le aziende farmaceutiche. E allora bisogna cercare di affrontare il problema anche alla radice sotto forma di prevenzione fatta sui giovani. Inutile intervenire sui quarantenni, sui cinquantenni, amatori, perché quelli ormai sono destinati a seguire la loro strada. Ecco, senta Donati, lei è stato intervistato più volte, insomma, dal New York Times, al più diffuso giornale giapponese, ai media americani, britannici, eccetera. Però noi sappiamo che lei in passato era appunto responsabile, è stato responsabile dal 77 all'87, quindi ben 10 anni, delle squadre nazionali di atletica leggera. Però, insomma, nonostante questo, lei... leggo nel suo curriculum che fu esonerato da questo compito dopo le denunce del doping.
e del salto truccato, appunto di Evangelisti qui nei mondiali di Roma dell'87. È possibile questa cosa? Sì, è possibile perché il sistema sportivo è organizzato così. È un sistema, come dire, assolutamente non democratico, nel quale coloro che riescono ad acquisire il potere lo gestiscono in una maniera totale, e questo spiega anche la paura nell'ambiente di essere oggetto di vendette, di emarginazione, e determina questa una sorta di omertà per cui nessuno parla. E quindi nel caso specifico, pur essendo io un allenatore per così dire affermato, perché non soltanto gestivo parti importanti della squadra nazionale, ma al tempo stesso venivo utilizzato come colui che doveva insegnare le metodologie di allenamento, quindi ero un docente che formava tutti gli allenatori nascenti. E il sistema giudicò probabilmente il mio ruolo e la mia figura pericolosa, destabilizzante. E con la complicità della politica, dobbiamo dircelo in maniera chiara, senza distinzione di colore, non voglio essere assolutamente qualunquista, ma questa è stata l'esperienza che ho fatto. Quindi, forte di questo, riuscì a fare questo atto di forza, diciamo così. Allora, siamo quasi in chiusura, vorrei insomma tornare un po' sul suo libro, il libro che presenta stasera, Lo sport del doping, edito, ricordiamo, dal gruppo Abele, un libro che tra l'altro è stato anche vincitore del premio Gianni Brera. Ecco, a chi può essere adatto questo libro, insomma, a chi lo consiglierebbe? Spero di avere più lettori giovani possibile, perché quello è il target verso il quale nutro speranza. Poi ai politici spero che lo leggano in molti, soprattutto amministratori territoriali, locali, agli operatori dell'informazione, ai media, che hanno avuto un ruolo non tanto lodevole in passato, sono stati dei meri celebratori di vittorie, senza più capacità di raccontare storie, storie normali, e anche, diciamo, evidenziare i punti deboli e neri dello sport. Ecco, direi che questi sono i target principali e i genitori. In chiusura siamo proprio alle ultime battute, certo la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma insomma lei da esperto, un paio di consigli per poter proprio fare in modo che questo marciume, questa parte marcia dello sport invece dovrebbe essere anche pur nella competizione comunque qualcosa di gradevole. Ecco, lei Alessandro Donati che cosa si sentirebbe di dire? Allora, intanto è una politica che, rendendosi conto che il doping aggiunge un ulteriore rischio alla salute pubblica, oltre agli altri legati alla droga, all'abuso di alcol e ai tanti altri che sappiamo, lo Stato dovrebbe assumersi, il compito di, in qualche maniera, gestire e non delegare alle istituzioni sportive che sono sostanzialmente interessate solo alla gestione degli atleti di alto livello, non gliene importa niente della diffusione del doping fra centinaia di migliaia di amatori, che sono completamente esposti al pericolo. La seconda cosa è sempre il potere politico dovrebbe collaborare con l'Agenzia Mondiale Antidoping affinché in Italia ci fosse realmente un'agenzia antidoping indipendente. Ed invece diciamo che la politica è stata complice di un CONI che chiedeva di gestire lui stesso l'attività antidoping. Per cui siamo arrivati al paradosso che l'agenzia italiana ha sede al Foro Italico dove ha sede il CONI, quindi come dire è il CONI che controlla se stesso, questo evidentemente non può funzionare, questo sarebbe il secondo passo decisivo, perché nel momento in cui interviene un'agenzia indipendente aumenta l'efficacia dei controlli antidoping e quindi si crea un deterrente più forte e quindi unito ad un'azione capillare di educazione a livello scolastico, diciamolo chiaramente che bisogna rilanciare anche la prevenzione della droga, che ormai è quasi diventato un argomento obsoleto e usurato, e intanto i traffici continuano, e quindi queste direi che sono le due direzioni principali.